successo un fatto grave. Veggenza gratuita. È successo un fatto grave. Veggente, guida spirituale. I segnali del destino hanno stroncato certe forze astrali. Un vuoto è sceso in me e il contatto con lei si è perso. Ma che fortissima roba. Oddio. Questa volta sfortuna. Oscar, vieni che è pronto. Parto dopo domani. Ti vengo a prendere alla stazione dei bus. Va bene? Ciao. Ok, ricordati. Io sono in ferie da 5. Ciao. Tra un po' arriverò a Riga, città affascinante, famosa per donne bellissime. Tra qualche giorno mi incontrerò con Svetlana, una ragazza di 30 anni, per fare il film. Che stress. Speriamo che saprà recitare. Ma questo è un attentato, ma questa è una mazza asini, è pure velenosa. Penso che per il pranzo un po' di minestrone e un po' di insalata possono andar bene. Ottimo e leggero, quello che ci vuole. Però tutti questi piselli, no, 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 non vanno bene. Tutti questi legumi mi potrebbero creare gas nell'intestino. Devo incontrare Svetlana. È meglio non correre rischi. Adesso sì che va bene. Ottimo, era quello che ci voleva. Ed ora per concludere una bella insalata. Buona, buona, Oddio, che cavolo è successo? Oddio, mi ha bruciato tutto. Aiuto.
70 gradi. Ma questo è corrosivo. Ma questo è veleno. Adesso come faccio? Devo andare di corsa in ospedale. Questa roba mi bucherà lo stomaco. Brucia. Devo chiamare un taxi, ma in quale lingua? Che casino! Driz, non agat, uzmani, pa, 46, matisa, pienacum, sego, quick, ospital, ospital, trizuma. Sbrigati, mi brucia la pancia, per favore. Oddio, morire qui non voglio. In un paese straniero, poi. Pensa, mia suocera come sarà contenta. Devo vivere. Sono forte. Sono sardo. Adesso deve pure arrivare Svetlana. Che figura che faccio? Ho mal di pancia. Ho rischiato la lavanda gastrica. Mi sono salvato per miracolo. Quell'aceto è un acido corrosivo. Che gelo. La notte non accendono i termosifoni per risparmiare questi tirchi. Oggi arriva Svetlana. Mi devo lavare la testa. Non c'è neanche l'asciugacapelli in questo residence di merda. Anche l'acqua puzza. Certo, questa pappagorgia è una maledizione. Devo trovare il modo di nasconderla, ma forse con un indumento adeguato potrei risolvere. No, 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 questa potrebbe andare, ma mi mette in evidenza la pancia. No, 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 questa è troppo stretta. Ecco, questa camicia può essere la soluzione giusta. Mi sembro Napoleone. Farò colpo su Svetlana? Vengo a Roma a settembre. Sei sicura o mi dai una buca anche questa volta? No, no, vengo sicura questa volta. Ma questa quando arriva? Mi sto congelando. Mi sono dimenticato i documenti nella camera. Se mi ferma la polizia... Parli italiano? Buongiorno, sì. Io voglio fare un cortometraggio, ti interessa fare l'attrice? Caro, ho capito bene quello che tu vuoi. Amicizia, sono una persona seria, non sono tanto giovane, sono in pensione. Strano, vuoi essere amico di una giovane come me? Lo so che gli italiani sono tutti buffoni, io no. Ma Svetlana è in ritardo. Doveva arrivare alle 10. Sono le 10:30. Provo a telefonarle.
non risponde. Mi sa che non viene più dopo che abbiamo litigato per il compenso. Ora dovrò stravolgere la sceneggiatura del film. Mi ha dato di nuovo la buca questa stronza. Ed ora dovrò trovare un'altra Svetlana, un'altra attrice. Come farò? Questa c'ha 33 anni. Questa è vecchia. Questa è una bella donna, guarda. Tomorrow. I will go. If questo minestrone è schifo. Fa un freddo nella mia stanza, guarda. Freddo? Di notte. Di notte freddo? A casa? Sì? Ma riscaldamento non funziona? Notte no. Di notte lo spengono. Riscaldamento? Sì. Perché? Penso per risparmiare. Capito? Capito. La notte so così io. Oh. La notte. A Lido mi incontro con Christine. Parla anche un po' italiano, ma non vuole accettare la parte, si vergogna. È amante dell'Italia e di ogni cosa italiana, ma io però non gli vado bene. È divorziata, niente da fare, vuole solo risposarsi con uno ricco. No, io no. Tu sei separata? No, tu sei divorziata. Io divorzio. No, io invece me ne vorrei andare via da casa, cioè io sono ancora sposato, però sto in crisi.